Mister, ultima amichevole di questo lungo precampionato, inizio del campionato, indicazioni di questa partita e un bilancio un po' di questo lungo periodo di partite. Allora, partiamo dalla seconda. C'è da ricordarsi da dove parte questa squadra e da cosa ha vissuto questa società. Noi da il 16 di maggio è venuto a mancare Cesare, quindi non era così scontato che la Pergolettese ripartisse. Quindi la prima cosa da dire è che bisogna tenere sempre in considerazione e ringraziare tantissimo Anna Micheli, perché è grazie al suo sforzo che in questo momento possiamo partecipare a un campionato di Lega Pro. Detto questo, c'è anche da aggiungere che le difficoltà chiaramente sono oggettive, sia a livello economico, chiaramente Cesare aveva una presenza di un certo spessore, e sia a livello organizzativo. Quindi non bisogna pensare che sia un'annata normale. Questa non può essere un'annata normale, non può esserlo e non lo sarà, perché con un budget inferiore, con anche un livello organizzativo chiaramente inferiore, cosa bisogna fare? Ci sono due possibilità: o ci si mette a piangere, o si lavora in modo sereno, serio, e si prova a raggiungere gli obiettivi. Quest'anno sarà ancora più complicato, bisogna sapere che è così. Quindi, se il nostro animo è coraggio e battaglia ed è perfetto per questa squadra, allora riusciremo a portare a casa anche quest'anno il risultato. Però abbiamo necessità che si parta dai dati di fatto concreti, cioè la società in questo momento è stata in sofferenza, sta venendo fuori dalla sofferenza, così come la squadra sta uscendo dalla sofferenza, quindi dobbiamo aspettarci che questo processo non sia oggi domani, sia un processo un po' più lungo, quindi che l'inizio di campionato, il precampionato, possa presentare delle difficoltà, mi sembra il minimo che potesse succedere. Non mi scompongo, non sono preoccupato, sono consapevole della situazione, come lo sono io, lo sono i ragazzi, lo è la società, quindi bisogna partire da questo presupposto. 8 giorni dall'inizio della stagione ufficiale del campionato, la squadra a questo punto è ancora un po' in rodaggio. È in rodaggio non tanto dal punto di vista fisico, perché man mano stiamo crescendo, è normale. Noi non è che alla prima di giornata dobbiamo essere, al picco della preparazione a livello atletico, perché altrimenti c'è qualcosa che non va. È un processo di crescita. Da un punto di vista fisico la squadra sta tenendo. Cosa manca? Manca la profondità di rosa, ma non è una polemica di nessun tipo, perché anche la società è consapevole di questa cosa. Stiamo aspettando giocatori ed è normale che quando poi fai i cambi o comunque provi a cambiare l'inerzia della gara, se non hai delle alternative di spessore, la tua prestazione decresce ed è normale che sia così. Però facciamo per adesso con quello che abbiamo e siamo contentissimi di quello che abbiamo. Ho un gruppo di ragazzi strepitosi che lavorano fortissimo, che lavorano sempre sodo, che sono seri, che non mollano mai. E questa è la base. Se poi riusciremo a mettere dentro i giocatori che stiamo aspettando, eccetera, allora a questo punto magari la squadra diventa anche più forte, più competitiva, non che non lo saremo sicuramente a prescindere da chi arriverà. Però è chiaro che se riuscissimo a inserire un paio di giocatori o tre negli 11, allora la squadra prende un'altra fisionomia. Questa dinamica di mercato con l'arrivo dei giocatori a scaglioni crea difficoltà anche a un allenatore per È organizzare. toccato un altro punto importante, che è sia da un punto di vista atletico sia da un punto di vista tattico, abbiamo avuto l'obbligo di fare delle preparazioni differenziate perché abbiamo avuto arrivi scaglionati di settimana in settimana, quindi in questo gruppo c'è un gruppo di atleti che ha fatto le 5 settimane alle quali siamo arrivati oggi, ma ci sono diversi atleti che ne hanno fatte 2 di settimane, qualcuno 3, qualcuno 1, qualcuno con un lavoro fatto, qualcuno senza lavoro fatto. È normale che ci sia sempre da lavorare su questa cosa e cerchiamo di colmare tutti i gap, e questa è la parte atletica. Anche da un punto di vista tattico, è chiaro che devo tutte le volte ripartire per rimettere dentro giocatori, e quindi il rodaggio e tutto quello che viene fatto da un punto di vista di evoluzione del gioco, è chiaro che non può essere omogeneo. Faremo delle partite un po' più alte e delle partite un po' più basse, perché per questo motivo, perché quando metto dentro giocatori nuovi devo anche dargli il tempo a loro di adattarsi a quelle che sono le richieste. Non è vero parlare solo di singoli, però una nota forse sul nuovo arrivato che in questo momento non è ancora tesserato ufficialmente, ma sarà a giorni Albertini, ha dimostrato di essere già un giocatore di categoria, un giocatore di esperienza, quello che tu aspettavi. Albertini è una richiesta che abbiamo condiviso con la società, è un 94, quindi ha 30 anni, è chiaro che ci aspettiamo un giocatore esperto che sappia fare le sue cose, non vogliamo un clone di Bariti, diciamo, perché non ci si aspetti che Albertini sostituirà Bariti. Albertini farà quello che sa fare Albertini e noi dovremo essere in grado di assecondare le sue esigenze e farci dare una mano a lui affinché lui ce la possa dare a noi. A questa squadra sappiamo ancora, oggi ho provato a fare 3-4-2-1 perché non abbiamo ancora un play consistente, che stiamo aspettando e arriverà a giorni, quindi questa lacuna la colmeremo a breve, speriamo.
ma oggi avevo necessità di spostare dietro Mariano perché la Brughi si era squalificato le prime due giornate, quindi anche per cominciare a dare un assetto. Poi nei cambi oggi mancavano per precauzione niente di grave, Tonoli e Jawari abbiamo preferito non rischiarli perché hanno preso due botte nel muscolo, quindi può dare poi problemi successivi, quindi da settimana prossima, da mercoledì, conto di recuperare sia Tonoli sia Jawari e di avere magari già i giocatori nuovi. Ecco, non dico tutti i due o tre che dovranno arrivare, ma almeno il play a questo punto aspettiamo che arrivi, perché altrimenti diventa poi complicato andare a preparare una gara in 4-5 giorni.